Per la terza giornata di campionato al Comunale di Chiaravalle era di scena Biagio Nazaro Trodica. Una classifica inevitabilmente corta vede il rosso-blu al comando, a punteggio pieno, e il Trodica subito seconda che insegue due lunghezze. Al quinto Biagio Nazaro subito pericolosa, conclusione del centrocampista Rossini, la sfera è respinta da Zallocco che si fa trovare pronto al primo intervento. La Biagio Nazaro fa sul serio al dodicesimo Borgognoni, addomestica la sfera sulla sinistra e piazza un diagonale angolato sul quale nulla può l'estremo ospite. È il gol del vantaggio della Biagio Nazaro. Al diciassettesimo la risposta del Trodica con questo tiro di Minella, neutralizzato in due tempi da Cecchini. Passano soltanto 6 minuti dal vantaggio Biagiotto e al diciottesimo il Trodica perviene al pareggio. Penetra centralmente Marcatili. E il numero 7 ospite conclude a rete, è il gol del pareggio, 1-1 tra Biagio e Trodica. 26esimo, la risposta della Biagio, rasoterra di pericolo, sfera di poco a lato. Di nuovo Biagio al 31esimo, angolo battuto da Tenace che tocca corto per pericolo, conclusione sul primo palo, respinge Zallocco. 33esimo, break della Trodica, sinistro dell'ex Ramadori, blocca la sfera il giovanissimo Cecchini. Con le immagini passiamo al secondo tempo, passano appena 3 minuti nel corso della ripresa, fuga di Medici sulla destra, atterrato il laterale destro della Biagio in piena area di rigore, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Gabrielloni che realizza il gol del 2-1, terza marcatura personale per l'attaccante rossoblù. 11esimo, ancora Biagio, sinistro su punizione ad opera di pericolo, sfera che lambisce la traversa. Ancora Biagio al 19esimo, Rossini, cross in area, Borgognoni anticipato sotto rete, si salva in calcio d'angolo il Trodica. 27esimo, nuovamente il Trodica a farsi vivo, dalle parti di Cecchini, punizione battuta da Cicconofri, palla che spiove in area, il colpo di testa insidioso di Petruzzelli. 29esimo, Borgognoni, tra i migliori in campo, predispone al tiro Rossini, sfera a lato. Prima di andare negli spogliatoi per il definitivo fischio finale c'è ancora spazio per un'azione da gol della Biagio Nazaro. Il minuto 47 della ripresa sguscia via Borgognoni sulla sinistra. Palla invitante per Fabiani, subentrato nel corso del secondo tempo, tiro respinto. Dopo 4 minuti di recupero finisce 2-1 per la Biagio Nazaro. E questa l'ultima azione infatti degna di nota. La Biagio Nazaro prosegue nella striscia positiva di vittorie. 3 vittorie su 3 ed è sola al comando con 9 punti. Le impressioni dei due allenatori negli spogliatoi. Allora, mister Fenucci, l'allenatore della Biagio Nazaro, anche oggi vincitrice, ma al di là dei 3 punti una prova convincente. Sì, è una bella prova, credo la miglior partita della squadra. Sono particolarmente contento perché mancano tanti giocatori, però le assenze passano in secondo piano quando c'hai giocatori che fanno tutto quello che gli chiedi. Abbiamo fatto bene tutti, hanno fatto bene tutti, in particolare mi piace lo spirito dei giovani che imparano tanto, che hanno voglia di imparare, hanno voglia di mettersi in discussione. Domenica scorsa abbiamo ottenuto un rigore solare su una sovrapposizione di Medici, anche oggi Medici ha fatto il suo, come dall'altra parte Borgognoni o Domenichetti hanno creato sempre superiorità, molto spesso l'hanno creata. E secondo me la vittoria è meritata, vorrei dedicarla al presidente Cesare Parasecoli che ha avuto un lutto in famiglia e a Davide Romagnoli che ha il padre che non sta bene, ma noi siamo una famiglia qui, è giusto che ci stringiamo tutti insieme a queste persone che fanno parte di noi. Ecco, l'obiettivo di lanciare i giovani, sin qui ci siamo, 9 punti da soli, solitari in classifica, da già le vertigini? No, personalmente a me no, io sono abituato a lavorare giorno per giorno, la classifica la guardo perché la guardo sempre, anche la prima giornata in effetti, però dico sempre ai miei giocatori che in un campionato a 30 giornate, dopo 10 giornate bisogna tracciare un primo bilancio, è chiaro che 3 partite, 9 punti, dà piacere a tutti,
Però se noi non capiamo che, per esempio, non siamo frombolieri, non abbiamo grandi attaccanti, abbiamo la coperta corta, come si suol dire, da tutte le parti, e che non lavoriamo tutti i giorni e che non ci divertiamo tutti i giorni a fare quello che dobbiamo fare, faremo poca strada. Invece la cosa che mi fa piacere è quella, che i giocatori hanno capito questo. Io credo che ci deve essere il giusto entusiasmo. Dopo 9 punti in 3 partite, anche un po' di euforia perché non guasta, però bisogna stare coi piedi per terra perché il calcio mette in discussione domani quello che sembra una certezza oggi. Trodica che quantomeno ha dato prova di carattere dopo il primo gol della Biagio, ha risposto immediatamente. Sì, paradossalmente il gol ci ha fatto bene, siamo andati bene per... Dopo il quarto d'ora iniziale, mezz'ora l'abbiamo fatto bene, abbiamo avuto 2 o 3 palle importanti, non le abbiamo sfruttate. Per 3 volte siamo andati in superiorità numerica 3-2 e purtroppo questo nel calcio si paga, perché al minimo difetto, vedi il secondo tempo, quel rigore c'era, non c'era, bene, ormai è stato dato e ha fatto la differenza. Potevamo chiudere sul 2-1, invece ecco, ho fatto 2-1 a Biagio, poi avevamo davanti una grande squadra, grande palleggio, grande transizione, siamo riusciti con il carattere, con la voglia, con l'orgoglio di richiudere a metà campo l'ultimo quarto d'ora, ci siamo riusciti, abbiamo battuto diversi calci d'angolo però sono stati infruttuosi. Ecco, nella ripresa ho provato con i 3 cambi a sbloccare nuovamente il punteggio, cosa c'è stato, un divario tecnico, la mentalità? C'è stato che la linea difensiva loro è importante, di spessore, e i nostri sono entrati 2,96, 1,95, hanno fatto bene i ragazzi, però contro l'esperienza e la fisicità non siamo riusciti a superare questa barriera.